Nei giorni scorsi nuovi furti a Garlate e l'amministrazione comunale ha deciso di lanciare un allarme sul sito internet del comune. Cittadini, state attenti ai falsi tecnici. Cos'è successo, sindaco? Due anziane sono state derubate con il trucco del tecnico che entra in casa a nome del comune, che dice alle persone, in genere anziane appunto, che devono mettere l'oro e i loro valori in determinati recipienti per preservarli da eventuali modificazioni dovute a perdite di gas, cose di questo tipo, e che poi naturalmente con qualche scusa portano via e derubano gli anziani. Questa non è la prima volta che succede, e ci siamo sentiti in dovere di rilanciare ancora l'allarme, perché è una piaga questa dei furti in questo modo e con questo tipo, che fra l'altro sono dei furti anche odiosi, perché poi commessi soprattutto ai danni degli anziani. Quindi sono due anziane sole che sono state derubate? Sì, esatto. E queste due anziane hanno avuto il furto di oro, anche ad esempio, che magari dal punto di vista, diciamo, del valore sono relativi, anche se naturalmente sono sempre cose spiacevoli, però da un punto di vista affettivo, ad esempio, hanno avuto rubato, che ne so io, le fedi, regali magari che hanno avuto da parenti, più insomma. Sono cose che poi, da un punto di vista anche psicologico, creano dei problemi, queste cose che sono odiose, e noi ci sentiamo appunto di richiedere ancora una volta molta attenzione alla popolazione, in particolare alle persone che vivono sole o alle persone anziane, perché non devono fare entrare persone che, anche se si qualificano come addetti comunali, addetti di altri enti, eccetera, e se non hanno ricevuto avvisi in precedenza, nessuno è autorizzato ad andare a chiedergli di entrare in casa loro. E in casi sospetti contattare il comune o soprattutto le forze dell'ordine? Quello che consiglio molto è questo: se arriva qualcuno che suona il campanello, che dice sono un addetto del comune, rispondergli, va bene, mi dica il nome, telefono in comune, vedo se è vero che lei deve venire da me.